Alexa, dovrebbe arrivare un pacco! Un pacco per l'ordine di Matteo, effettuato ieri. Dovrebbe arrivare oggi. Contiene scheda di memoria. Diamo un'occhiata. Analytics. Il video ha fatto 35.000 ore d'ascolto in 2 settimane. Il lunedì dovrebbe essere una mezza giornata di riposo per me, ma non lo è mai. Penso che tutti gli youtuber che hanno intenzione di crescere, che sono ambiziosi e che vogliono realizzare molti contenuti, debbano, perlomeno per i primi 2 anni, lavorare senza sussurro. This story right here, I was convinced my M5 was gonna die before I got to the studio, and I was strangely okay with it, not because I could afford another camera. Come nuovo. Tieni, dopo una soffiata, guarda che situation. Nuovo. Mettere a posto. Importante per me, nella mia testa. Mi sveglio la mattina con tante cose da fare. Sono lì in bambola che perdo del tempo. Non so da dove cominciare perché sono davvero troppe le cose da fare. Allora faccio così, metto a posto. Metto a posto casa, l'officina. È un po' una cosa che mi dà anche un ordine mentale. Vedo le cose più chiaramente e riesco a partire bene nelle prime ore della giornata, che secondo me è di fondamentale importanza. Vecchia scuola, io anche uso penna, carta e penna e scrivo quello che devo fare. Il risultato è quello di arrivare a fine giornata che sei riuscito a fare tutto, anche di più, e ti dà un bel senso di appagamento, soddisfazione. Ok ragazzi, qui abbiamo finito, a parte quella piccola palestra lì che non so dove la metterò, forse la butto, e entriamo nell'altra stanza. È appena arrivato Amazon, per fortuna. SanDisk 128 giga. E passa la paura. Vediamo come si comporta Fulcron con questa bella macchia di grasso. Un goccio d'acqua. Guarda come sgrassa. È pazzesco. Aia! Funziona.
Basta, l'ho giusto. Di pranzo, mangio una cosa e vado da Officine Cubo. Mi sono defilato un po', l'officina è piena di gente, c'è un bel trambusto. L'Officine Cubo è sempre così, stiamo montando uno scarico su un BMW M2 e poi anche un kit estetico in carbonio, eccetera eccetera. Vi faccio vedere tutto con calma. The mama loves me and I love her, so if she wants something, it's never a bother. Three little ladies, my babies, and one on the way, now I'm stressing my mama. And don't try to play around, don't try to play with them unless you're looking for problems. So don't try to play around, don't try to play with them, my brother's out with the drama. 4 to 5 nights on the road, counting days till I'm home. I could do show after show, but nothing is better than home. Driving through nights, I'm alone. Questa è una BMW M2 Competition, quindi motore 6 cilindri linea BMW, codice S55. Nella configurazione di scarico originale, la differenza dei tubi porta al crearsi di risonanze sgradite quando il flusso si mischia nel terminale finale, che vengono accentuate soprattutto dall'installazione di downpipe sportivi o comunque sia dalla rimozione dei silenziatori originali. Con questa soluzione, questo è uno scarico Miltec, viene compensata la differenza di lunghezza grazie al giro tubi differente e questi scarichi vengono definiti equal length, appunto, per cui la differenza di tubi, la differenza di lunghezza dei tubi viene compensata. Vengono mantenute le valvole originali controllate dalle modalità di guida, dall'abitacolo, e lo scarico è totalmente diretto a valvola aperta, silenziato ovviamente a valvola chiusa. Purtroppo su questa vettura, che è stata immatricolata dopo luglio 2020, abbiamo dovuto, almeno per il momento, mantenere i filtri antiparticolato che sono sul centrale, perché a causa degli aggiornamenti software implementati sulle centraline Bosch prodotte da luglio 2020 in poi, allo stato attuale non è ancora possibile un intervento in centralina per la rimappatura, l'aumento di potenza e l'esclusione dei sistemi di controllo dei gas di scarico. Abbiamo provveduto dunque all'installazione del nuovo scarico, installato come sempre da Officine Cubo. Questo è lo scarico originale, immacolato perché la macchina è davvero nuovissima, e questo appunto è lo scarico installato. Inoltre è stato installato questo estrattore in carbonio. Il professore è sempre chiarissimo, ragazzi, tiriamola giù, accendiamola, sentiamo come suona il nuovo scarico. A motore acceso, la tiriamo su, vediamo se sfiata e se c'è da fare qualche altra regolazione. Qui è tutto a posto, non sfiata. Mentre qui c'è una gocciolina, eccola là. Quindi stiamo stringendo un pochino di più. Andiamo a girare la fascetta e per evitare appunto questi piccoli sfiati, che comunque sono minimi. E con l'accumularsi dei depositi carboniosi poi andranno via completamente. Valvole chiuse. Aprile. Stringiamo
strepitosa, ragazzi, blu così da pazzi. Il mio amico proprietario è Damblé, è impazzito, ha deciso di cambiare colore. Venuta davvero bene, poi con minigonne in carbonio, paraurti, lip, insomma, alettone, tutti questi, questo blu, con questo abbinato col carbonio. È l'italiano che oggi non va. Vabbè, il blu abbinato col carbonio, una follia, perché io penso abbia speso una follia per fare sto giochino alla GTR. In ogni caso, questo che è il mio terzo vlog finisce qui, spero ti sia piaciuto, è un po' un modo per stare più insieme, più spesso, perché non è un vero e proprio video, è un raccontarvi quello che faccio tutti i giorni. Se vi piace mettete like, datemi una mano a far crescere il canale e iscrivetevi, e noi ci vediamo nel prossimo vlog, tipo dopodomani. Ciao ragazzi, ciao!